Salve. Buongiorno. Lei, buongiorno. Lei mi sembra una pecorella smarrita del signore. Io una pecorella smarrita? Mi sa che ti sembro male. No, sei sulla strada della perdizione. No, sto andando a prendere la mia macchina che forse tu non ti potrai mai comprare, frate. Ma io sono un prete. Un prete? Ah, mi scusi, donna. Non avevo riconosciuto. Lo mi scusi so. Se mi sono porto... Non lo dica a nessuno, ma sono in incognita. In incognita? Ma la fa una confessione, gentilmente? Come no, certo. Però ho ucciso 8 agenti. Che cosa ha fatto? Quanti Ave Maria mi devo fare? No, lei andrà all'inferno per aver ammazzato le persone. Non ti permettere più, prete. Mi faccio incazzare. Io ho la mano del Signore, si ricordi? E io ho la mano del pompa. Solo con mi queste... mi dica lei chi è più forte in questo momento. Guardi questo invece, quest'altro insieme a lei, eh? Sì? Sembra questo il modo di andare vestito? Sembra un pervertito con questo. Che cos'è? Un impermeabile? Spero non sia nudo sotto. Volete fare una piccola offerta per la chiesa, visto che avete così tanti soldi sporchi? Guardi, prete, secondo me lei sta parlando troppo. In questo momento si tenga di basso profilo in città, perché io la accetto, non me ne fate nulla, ma c'è gente che non crede molto. Volete un passaggio, regà? No, no, grazie. E io sono qui apposta. Va bene, nel nome di Dio. Amen. Oh, bravo fratello, così si fa. Porco. Beh! Vede che cosa succede a bestemmiare? No, ha visto che il Signore mi ha punito, mi ha fatto cadere. Ha visto? Ogni volta che pronuncio porco... mi sento male, hai visto che... Ah, oh, lo vede? Lo vede? Io... Se fossi lei sarei più attento, guardi. Grazie, grazie. Vuole che la benedica? Sì, sì, gentilmente, mi benedica tutto. Non ho bisogno. Nel nome de Patris, de Figlis e de Spiritus Santi. Amen. Prenderà fuoco lei, lo sa? Anche la tua casa, figlio di puttana. Non ce l'ho. Sembra difficile. Questo è un segno divino. Ciao Pino, sono io, Dio, il tuo Dio. Oh Signore, lo so che lei qui. Mi dia un segno! Che non sia questo, possibilmente. Pino, per conoscere il male, tu devi diventare il male. Come dice? Ho detto, Pino emerita testa di cazzo. Per conoscere il male, devi diventare il male. Ma... è sicuro? Non mi sembra tanto la voce del Signore. Sì, sì, fidati, sono proprio io, in persona. Va bene, se lo dice lei sarà... farò la sua volontà. Ha bisogno di essere confessato lei? Sì, ho bisogno. Per una piccola offerta di $500 confesserò i suoi peccati. Ok. Come ok? Tenga. La ringrazio. Venga qua, ci appartiamo un po', perché i peccati sono privati, come ben sa. Ok. Perché cammina così in modo strano? Mi hanno fil... Ho capito, ha già peccato parecchio lei, ho capito. Ecco, si metta qui, questo è il posto suo. Allora, mi dica i suoi peccati. me l'hanno messa in culo. Ma il problema è, le è piaciuto? No. E allora non è peccato, è violenza questa. Ha ucciso qualcuno? Sì. Come sì? E poi che cosa ha fatto? Ho chiamato l'ambulanza. Ah, mi sembra giusto. È stato un atto di redenzione questo. Sì. Perfetto. Allora dica 10 Ave Maria. Ave Maria. Non adesso, in privato, le può dire in privato. Vabbè. Mi raccomando, righi sulla retta via. Ah, e la smetta di camminare così. Prenda un unguento, vado in farmacia, non so.
Faccia qualcosa per questo culo. Salve. Salve. Per 500 dollari pulirò la vostra anima. Che cosa? Per soli 500 dollari pulirò la vostra anima. No, no, grazie, già pulita. Ma non mi sembra. Come non le sembra? Cosa? Avete l'anima sporca, lo vedo da qui io. Ma come che cazzo vuoi tu? Come fai a vedere con l'anima sporca? Sono un prete, io vedo l'anima della gente. Ma chi cazzo stai dicendo anima sporca? Ma con chi cazzo ti credi di parlare tu? Ehi ragazzino qui, modera il linguaggio. Io posso punirti. Ragazzino. Senti, torna su la tua cazzo di bicicletta, vedi di pedalare un pochettino, va. Che ti devi ancora fare i muscoli per parlare così con me. Oh, hai l'anima sporca. Ma chi cazzo stai dicendo? Questo mi ha detto che brucerò all'inferno. Adesso tutti brucerete all'inferno, tutti i peccatori. Cosa? Siete. Scusami? Scusami un attimo. Cos'è? Ma tu lo stai bruciando ora qui? Lo stai bruciando all'inferno? Cosa ragazzi, lasciate essere il prete. Il prete? Ma è un dice prete. Dice che dobbiamo bruciare all'inferno. Ma ragazzi, uccidere i preti porta sfortuna. Ma è un prete. Ma con questi vestiti è un prete. Ma zio. Mi sembra questo il modo di comportarvi con un prete. Allora. Ma appunto, lei è un prete. Adesso sta per diventare il creatore se non stai zitto. No, no, guardi, non facciamo le persone violente. Ma infatti, ma è stato il prete a provocare, a dirci che andremo tutti all'inferno. Guardi. Ma chi cazzo sei? Guardate come guardi, vi comportate. Scusi un attimo, pelato, un attimo solo. Lei, pelato e nero, andrà sicuramente all'inferno. Scusi un attimo! Pelato nero. È stato creato dal demonio, è stato creato. Ti faccio creare io, vedi, dalla è solo inferiore, ma non puoi parlarmi. Guardi, signor nero. Signor nero. Un attimo, di parlare a Certo. Oh cazzo, mi scusi. Vede come si comporta? La Lamborghini. Dopo lo faccio apposta con te, però ti lascio a terra. No, lei deve dire 10 Ave Marie prima. Allora, guardi, ero venuto pure per una confessione prima. Dai. E lei mi ha detto che brucerò all'inferno. Quindi aspetterò una suora, magari. Guardi, ha fatto la sentenza di ucciderla. Signore, no, dai, chi è che vuole uccidere chi? Faccia meglio, sono bravo. Venga con me. La stavo togliendo, ma l'altra persona di mia spontanea. Non fare il prete, venga con me. Guardi, prete. Oh, comunque, prete, Dio porco. Ok, dai. Venga. Raga, non capisco. Chi è che parla col prete? Io non parlo col prete, lo spacco direttamente, va? Come cazzo ti permetti di parlarmi così insolente? Io sono un prete, posso parlare come voglio. Sì, sì, un prete è perfetto. Allora guarda, non ci credo mai nella vita che sei un prete, perché non dovresti per nulla dire. Prete, allora, stai già facendo peccati, bello. Vai un pochino tu a farti. Prete, mi sente? Sì, mi dica. Venga, la sto dicendo, venga con me. Io sono una persona brava, sono lo vedo, è l'unico che dà ascolto ad un prete. Guardi, adesso la porto in chiesa. Si può dire la sua. Oh! Forse mi è scappato un pochettino l'acceleratore. Sì, come no, tutti così. Un pochettino. Che un pochettino. Non avevo manco la cintura io. Oh cazzo. Aspetta. Il grillo disse un giorno alla formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino, aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello, che aveva un grattacielo nel pelo.